SAL è un carrello saliscale dotato di motore e batterie, un comune carrello manuale per uso generale su pavimenti piani, ma soprattutto, grazie ai pneumatici larghi, è l'ideale per l'uso esterno e per consegne professionali. Grazie alla linea di carrelli SAL, salire le scale è diventato semplicissimo. Il lift car si sposta da solo sul gradino sovrastante e si solleva solamente per l'altezza necessaria del gradino stesso. In discesa, il motore funziona da freno elettrico e il carico viene trasportato giù senza scosse. Inoltre, è l'ideale per scale a chiocciola e pianerottoli stretti. Grazie al mozzo scorrevole meccanicamente lubrificato, le rotelle di supporto non vengono danneggiate dagli urti. Un ulteriore dispositivo elettronico non permette il movimento in caso di sovraccarico, con due regolazioni di velocità, lento e veloce, fino a 48 gradini al minuto. In poche parole, un professionista per professionisti. Per un uso sicuro e affidabile, osservare i seguenti suggerimenti. Accertatevi sempre che non ci sia nessuno sotto il carico. Assicurate sempre il carico con cinghie di ancoraggio o altri accessori. Non mettete mai le mani all'interno del meccanismo di sollevamento se la batteria è inserita. Rimuovete sempre la batteria durante il trasporto del lift car per evitare che possa accendersi accidentalmente e per alleggerirlo di 4 kg. L'interruttore comandi situato a sinistra controlla il funzionamento del lift car. Premete brevemente questo pulsante per portare il lift car in modalità di salita o di discesa. Se il pulsante viene premuto per più di 3 secondi, il lift car si spegne. Se l'indicatore luminoso è verde, il lift car è in modalità di salita. In questo caso, il pulsante sul manico superiore è attivo. Il meccanismo di sollevamento funziona quando il pulsante sul manico superiore è premuto e si arresta quando il pulsante viene rilasciato. Se l'indicatore è verde lampeggiante, il lift car è in modalità di discesa. In questo caso il pulsante sul manico superiore non è attivo. Se l'indicatore luminoso è rosso, il lift car è in modalità di discesa e le rotelle di supporto si muovono rapidamente, mezzo secondo al massimo, in posizione di discesa. Se il lift car è sovraccarico, l'indicatore luminoso diventa rosso lampeggiante per circa 3 secondi e poi si spegne. In modalità di salita usate l'apposito interruttore per scegliere l'alta o bassa velocità. In modalità di discesa la velocità è fissa e prestabilita per assicurare sempre una frenata ottimale. Si consiglia la bassa velocità quando si impara a utilizzare il lift car, per trasportare carichi pesanti e quando ci si muove in luoghi scomodi. Quando si inclina il carico è necessario sostenere il carrello con il piede. A questo proposito si possono utilizzare il braccio girevole con le rotelle di supporto, una ruota o l'unità di funzionamento. Il dispositivo di sicurezza installato evita che il piede venga schiacciato dal braccio girevole. Se premete con il piede la parte inferiore del dispositivo si arrestano tutte le funzioni. L'interruttore principale è situato sul box batterie. L'intero sistema di alimentazione si accende o si spegne tramite l'interruttore principale. Il lift car può essere spento inoltre rimuovendo la batteria o premendo il pulsante salita-discesa per più di 3 secondi. E dopo circa 10 minuti di non utilizzo, il lift car si spegne automaticamente. Il box batteria viene inserito incastrandolo al gancio di bloccaggio sul telaio del lift car. Spingete con delicatezza la batteria in avanti per incastrare i ganci. La batteria si sistema con uno scatto. Premete 1 sull'interruttore principale e il vostro lift car è pronto per l'uso. Per rimuovere la batteria, tiratela semplicemente verso l'alto e poi verso l'esterno. Si toglierà automaticamente. Passiamo ora alle vere e proprie operazioni di salita e discesa. Ecco come salire le scale. Inserite la batteria,
posizionate l'interruttore principale sull'1, premete brevemente il pulsante salita discesa fino a che l'indicatore luminoso diventerà verde continuo. Il lift car in questo caso è in modalità di salita. Tenendo premuto il pulsante di salita, sul manico superiore si mette in moto il braccio girevole con le rotelle di supporto che solleva il lift car sul gradino successivo. Questo procedimento si ripete fino a che non rilasciate il pulsante. È importante assicurarsi che non appena le ruote principali atterrano sulla pedana successiva, il lift car sia immediatamente tirato indietro fino a toccare l'alzata del gradino successivo. Il modo migliore è di spingere costantemente il lift car mentre si muove. Per scendere le scale, premete brevemente il pulsante salita-discesa fino a che l'indicatore luminoso diventa verde lampeggiante. Il lift car è quindi in modalità di discesa e il braccio girevole con le rotelle di supporto si muove lentamente e automaticamente nella posizione di discesa. In questo caso il pulsante di salita sul manico superiore non è attivo. Il lift car è quindi pronto per scendere le scale con controllo. Quando le ruote principali atterrano sul gradino sottostante, il braccio girevole con le rotelle di supporto ruota automaticamente in posizione di discesa. Durante questo lasso di tempo, l'indicatore luminoso diventa rosso e il braccio girevole accelera alla sua massima velocità. Assicuratevi che le ruote principali siano appoggiate all'alzata finché l'indicatore luminoso ritorna verde lampeggiante. Questo segnale indica che è stata raggiunta la posizione di discesa e che si può continuare di nuovo. Prima che il braccio girevole raggiunga la posizione di discesa, le rotelle di supporto toccano il margine del gradino e sollevano il lift car di circa 10 mm. Questo procedimento è del tutto normale e gli operatori esperti lo considerano un segnale di preavviso. Ne risulta un movimento regolare e continuo di discesa lungo la scala. Il lift car SAL è l'unico potente saliscale in cui l'operatore non sale, il carrello tende verso l'interno, quindi iniziate dall'esterno. Quando si scende, il carrello tende verso l'esterno, quindi iniziate dall'interno. Se trovate difficoltà nella salita, spostatevi semplicemente sulla parte